primo atto del Gran Premio Città di Monsummano Terme, due giorni interamente dedicata al ciclismo esordienti, si apre il sabato con la prova riservata alla categoria donne esordienti, prova unica quest'oggi, valida come Memorial Manuela Carli, trofeo punto coppe e come Coppa Verde Rosa. Questa sera con me Elena Forzoni. Buonasera anche da parte mia. E vediamo già la Coppa Verde Rosa, la maglia Verde Rosa che starà assegnata alla vincitrice della prova. Vediamo anche Marco Bettaccini, organizzatore di questa due giorni, che dopo un anno di pausa torna ai grandi livelli. Una parterre di partecipanti di primo livello con atlete ed atleti provenienti da tutta Italia. Si apre la prima gara, quella riservata alla categoria donne esordienti, e subito al via c'è la campionessa d'Italia Gloria Scarzi. A testimonianza della bontà della gara odierna, quindi subito i pezzi forti che prenderanno il via. Andiamo a ricordare intanto le società che hanno preso il via, poi avremo modo anche di vederle comunque in azione: l'Unione Ciclistica Lassio, il Gruppo Sportivo Villongo, la Cadeo Carpaneto, la Fidenza Trecolli, la Ciclistica Bordighera, la Santa Maria Codifiume, la Cotignolese, il Pedale Azzurro Rinascita, la Tonino Lamborghini. Intanto vediamo la premiazione per la campionessa italiana Gloria Scarzi, che in questo caso è accanto alla sua compagna di squadra. Continuiamo comunque a ricordare le squadre al via: il pedale riminese Terranova, l'Olimpia Valdarnese, il pedale toscano Ponticino, la Seano One, la Campi Bisenzio, l'Aquila Ganzaroli, il team NPM, la Regolo Cinquale, la San Cascianese, la ciclistica Marina di Cecina, il pedale Pietrasantino, il gruppo ciclistico La Montagnola, il team cycling Città di Castello e la Capobianchi Cicli Moto Sport. Presente, oltre alla campionessa italiana, anche le due campionesse toscane, ovvero Licia Baldini per quanto riguarda le esordienti del primo anno e Gemma Sernissi per quanto riguarda le esordienti del secondo anno. Il percorso di quest'oggi prevede la partenza ufficiosa dai impianti sportivi dove si sono svolte le operazioni preliminari, un trasferimento verso Piazza Giusti, la piazza centrale di Monsummano Terme. Dopodiché gli atleti affronteranno alcune tornate pianeggianti nell'Interland di Monsummano, per poi andare con le ultime due tornate ad affrontare la salita della Grotta Giusti. Vediamo proprio la campionessa d'Italia Gloria Scarzi nelle prime posizioni quando ci stiamo portando verso Piazza Giusti, la piazza centrale, la piazza fulcro della cittadina di Monsummano Terme, sede tra l'altro il primo maggio della Coppa Rinascita, una delle manifestazioni più importanti per quanto riguarda la categoria allievi. Massimo Capocchi sarà il nostro informatore in corsa quest'oggi e noi ci siamo portati in Piazza Giusti, dove ad attendere le atlete c'è il vice sindaco di Monsummano Terme. Luca Bucellato sarà lo starter ufficiale della manifestazione. Qui vediamo proprio le atlete che si avvicinano al chilometro zero, dove si fermeranno piede a terra e da lì prenderà il via in modo ufficiale la gara. Quindi questo breve tratto di trasferimento che è servito anche per scaldare un po' i motori, e quindi tutto pronto per la partenza. Giudice di arrivo Alice Scarpellini, abbassata la bandiera a scacchi, partito ufficialmente il Gran Premio Città di Monsummano Terme. E ricordiamo la direzione di corsa a cura della coppia Viscusi e Zampino, prime pedalate per le atlete, si parte con un'andatura abbastanza tranquilla, ma questa è un po' una cosa che caratterizza le manifestazioni femminili che solitamente entrano nel vivo negli ultimi chilometri. Noi ci lasciamo sfilare il gruppo delle atlete alla via, provenienti un po' da tutta l'Italia. Questo è sicuramente un vanto per l'organizzatore, che ha alla via atleti da tutta la penisola. E anche domani vedremo nella gara riservata alla categoria esordienti, vedremo sicuramente tanti atleti, i migliori, quelli a livello nazionale. E adesso un breve giro, perché ci stiamo già riportando verso il primo passaggio sotto il traguardo per andare poi ad iniziare le tornate più lunghe. Il gruppo procede compatto. Gruppo compatto, come dicevamo poco fa, nei primi chilometri, che è un po' il leitmotiv per quanto riguarda la categoria esordienti. E quindi fase di studio la possiamo definire, ancora siamo nei primi chilometri. Una giornata calda, che è comunque l'ultima giornata di gara per quanto riguarda la categoria esordienti, un po' tutte le maglie sulla testa del gruppo a cercare di controllare la situazione, e poi vedremo quando comincerà a farsi sul serio. E adesso stiamo per transitare davanti all'azienda Ipercarne, dove sarà assegnato il traguardo volante, primo traguardo volante di giornata, poi sarà assegnato anche un GPM al secondo passaggio dalla salita della Grotta Giusti. Vedremo se ci sarà volata in questo frangente. Le atlete si stanno
avvicinando al traguardo volante. Abbiamo intravisto anche Giada Capobianchi ed eccola qua la volata per il traguardo volante. Andiamo a vedere chi se la giudica. Uno sprint che è partito e ci è sembrata la ragazza numero 16, vale a dire Matilde Buriani. E quindi il primo, diciamo, traguardo di giornata se l'ha giudicato proprio sull'estrema sinistra rispetto alle immagini che stiamo vedendo Matilde Buriani, dorsale numero 16. Cicli Masotti cura il servizio di cambio ruota in corsa. Adesso il gruppo si allunga un po'. Siamo al 16° chilometro di gara e siamo in vista del passaggio. Riconosciamo ancora una volta nelle prime posizioni del gruppo la maglia della campionessa d'Italia Gloria Scarzi, titolo conquistato quest'anno ad Alfo Boario Terme. Mentre vediamo il gruppo che adesso viaggia in fila indiana, si alza un po' l'andatura. Laura Fabbri, dorsale 37, team NPM adesso a fare l'andatura. E sale un po' la velocità sulla testa del gruppo che comincia un po' ad assottigliarsi. Adesso è un passaggio dalla zona di arrivo e poi dovrebbe cominciare il tratto in salita, il primo dei giri che andremo porteranno poi in non abbiamo salita. Visto bene il contagiri, forse c'è un altro, andiamo subito in salita adesso. Eccoci qua, infatti la svolta a sinistra, inizia subito il tratto verso la prima delle due salite di Grotta Giusti. La campionessa d'Italia già nelle prime posizioni, adesso si entra nel vivo della corsa, percorsi 18 km di gara. E molto probabilmente nel passaggio sotto le stazioni di arrivo l'andatura era aumentata perché le atlete volevano acquisire le posizioni migliori per affrontare la salita. E noi ne approfittiamo di questo tratto in salita in cui il gruppo si allunga ma nessuno si avvantaggia per ricordare alcuni dei partner a fianco dell'organizzazione: la 2M, la MGM, la Maxi Stiro, la ICAD Adesivi, la Tutto Mop, Cicli Idea, Ipercarne, Cicli Banzai, Cicli Masotti, la Misericordia, la Vepigraf e la Tipografia LM. E qui è sempre la campionessa italiana Gloria Scarsi che ha preso dall'inizio della salita di testa e continua nella sua azione, non sembra nemmeno cercare accordo o supporto dalle altre, però si gira per vedere se la sua azione ha avuto successo e sembra proprio di sì. La sua compagna di squadra è comunque nella sua scia, però sono rimaste poche adesso sulla testa della corsa e insiste nella sua azione la campionessa italiana Gloria Scarsi. E questo è l'ultimo strappo della salita proprio in vista della svolta a destra che segnala l'inizio della fine dell'ascesa verso Grotta Giusti. Vediamo che si è avvantaggiato un piccolo gruppetto, ma però il gruppo è ancora tutto lì. Certo che in questo caso con una salita così dura nel finale e breve bastano pochi metri per poi buttarsi giù in discesa e perché le atlete che vediamo adesso hanno già un ritardo intorno ai 20-25 secondi, quindi praticamente il gruppo è allungato e potrebbero crearsi dei buchi poi nel tratto in discesa. Diciamo un trampolino ideale quello della salita verso Grotta Giusti per le atlete che se magari sanno sfruttare anche il successivo tratto di discesa potrebbe essere veramente il pezzo che fa la differenza. E noi torniamo proprio al termine della pianura e infatti si è avvantaggiato un gruppetto forte di 6 unità in cui riconosciamo la maglia della campionessa d'Italia Gloria Scarzi. Tra queste poi sono presenti anche con il dorsale 28 la campionessa toscana Gemma Sernissi che difende i colori del Velo Club Seano One, presente anche la compagna di squadra della campionessa d'Italia Beatrice Rosa dell'Unione Ciclistica Alassio, poi con il numero 19 Sofia Olivetti del pedale Azzurro Rinascita, con il 27 altro atleta del Velo Club Seano One Vittoria Guazzini e poi è presente anche con il numero 21 Giorgia Mosconi della Corpus Club Cesena. E l'accordo sembra davvero ottimo, vediamo le atlete sulla testa della corsa pedalare molto forte, il ritmo è regolare, nessuna prova ad allungare ancora nei confronti delle altre ed il gruppo perde leggermente contatto. Ecco, questa potrebbe essere un'azione interessante perché davanti praticamente sono tutte le più forti, manca sostanzialmente solo Giada Capobianchi che è rimasta dietro tra le atlete più titolate alla via e adesso sarà interessante vedere il gruppo come si sta organizzando e se si sta organizzando. Infatti vedremo nelle prossime immagini intanto un atleta che prova ad evadere dal plotone e una maglia del pedale toscano Ponticino e la ragazza con il dorsale 26 Letizia Fedeli, però da sola sicuramente farà tanta fatica e difficilmente riuscirà ad agganciare il gruppetto davanti. Il gruppetto davanti poi che può contare su 6 atlete ma 4 di queste sono compagne di squadra, 2 della Unione Ciclistica Lazio e 2 della Seano One, quindi a maggior testimonianza quindi che l'accordo può essere ancora maggiore. Questo è il gruppo che in qualche modo prova ad organizzarsi ma
vediamo le ragazze, sì, alcuni scatti sulla testa, è proprio Giada Capobianchi che è una forse delle grandi escluse dal tentativo sulla testa della corsa, cerca collaborazione ma non sembra trovarla, e quindi vediamo che si procede un po' a scatti adesso sul gruppo. E si va a scatti, questo sicuramente non avvantaggia. Vediamo le ragazze della polisportiva Marina di Cecina, del presidente di Ilvolotti, nelle prime posizioni del gruppo. E Giada Capobianchi, sì, si sta prendendo l'onere e l'onore di guidare l'inseguimento, perché diciamo, come dicevamo in precedenza, è lei la grande esclusa tra le battistrada. Certo che è che anche dietro la selezione c'è stata, quindi è un drappello forte di al massimo 20 unità, questo non dà grandi possibilità a coloro che inseguono. Gruppo che si è un po' frazionato in due parti, adesso probabilmente si ricongiunge, però sicuramente anche sul gruppo la natura non è proprio delle più tranquille e agevoli. Comunque buona azione anche per l'atleta della ciclistica Marina di Cecina. Adesso ci siamo riportati sulla testa della corsa, ci stiamo avvicinando al passaggio dalla zona arrivo dove suonerà la campana che preannuncerà l'inizio dell'ultimo giro, giro che prevede anche in questo caso la salita verso Grotta Giusti, salita però che questa volta sulla sua sommità assegnerà il Gran Premio della Montagna per la prima atleta che transiterà. E vediamo come le ragazze stanno comunque viaggiando in ottimo accordo. Eccoci qua nella zona transennata, c'è da dire un plauso all'organizzazione per gli allestimenti all'arrivo, non è da tutti i giorni, intanto inizia l'ultimo giro, vedere in una gara esordienti così tanti allestimenti. Non solo per una gara esordienti, ma possiamo dire proprio a livello toscano ma anche nazionale, un allestimento di questo tipo sicuramente è di prim'ordine. E inizia il tratto in salita con Gloria Scarzi ancora in prima posizione, chissà che questa volta non voglia provare a fare la differenza davvero. Certo è che adesso il gruppo ha una quarantina di secondi di ritardo, quindi è lontano ma non troppo. Provare da solo, anche se dalla GPM all'arrivo mancano pochi chilometri, potrebbe essere rischioso. In 6, se c'è l'accordo, è più semplice. L'unica cosa a favore di un tentativo a solo della campionessa italiana, perché in questo caso è lei che ha il comando, così come nel passaggio precedente sul tratto in salita, diciamo l'unica cosa a favore per Gloria Scarsi potrebbe essere la presenza della sua compagna di squadra, dorsale numero 2 per Beatrice Rosa, che potrebbe fare un po' da stopper. Però è vero che la sola Rosa da sola contro 4 atlete comincia a essere un po' complicato, quindi forse la soluzione migliore è cercare di filare di comune accordo e poi sparare le cartucce nel finale. E adesso questo è il tratto un po' più agevole della salita, prima poi dell'ultimo strappo che porterà al GPM. Vediamo comunque che per il momento nessuno allunga, forse c'è la consapevolezza che l'unione fa la forza e che quindi conviene ancora una volta pedalare tutte assieme. Gloria Scarzi mantiene sì un ritmo elevato adesso in salita, ma non prova a staccare le compagne di avventura. Ci sono le due ragazze del Veloclub Seano, ci sono le due ragazze dell'Alassio, anche questo intanto nell'ultimo strappo, siamo ormai in vista del GPM, in termini tattici potrebbe influire. Vediamo se ci sarà volata al GPM, ancora Gloria Scarzi in testa, provano a rinvenire le altre, ma sembra la campionessa d'Italia andare ad aggiudicarsi il GPM. E infatti è così, proprio in questo istante abbiamo visto il passaggio sul Gran Premio della Montagna con Gloria Scarzi, che sia nel passaggio precedente che in questo è passata proprio per prima sul GPM, quindi anche se fosse stata a punteggio nessun problema per aggiudicarsi questa particolare classifica per l'atleta della Unione Ciclistica Alassio. E adesso con questo che siamo con il plotone accusa un ritardo di oltre un minuto primo, quindi a questo punto lo possiamo dire, la lotta per la vittoria è un affare tra le ragazze di testa. Ed allora entriamo anche nei dettagli, perché tra le 6 al comando sono presenti due ragazze al primo anno, vale a dire Giorgia Mosconi e Sofia Olivetti, e 4 ragazze al... scusate, 3, perché c'è anche Beatrice Rosa. E poi sono altre 3 invece le ragazze del secondo anno, Gloria Scarzi, Vittoria Guazzini e Gemma Sernissi. Quindi già con le prime atlete al comando abbiamo un'idea di massima di quello che potrebbe essere poi le prime posizioni di entrambe le categorie esordienti primo e secondo anno. Adesso siamo a 3 km dall'arrivo e siamo sempre con le 6 atlete al comando più volte ricordate, sempre la campionessa italiana tra le prime posizioni a fare l'andatura, ma non si risparmiano neanche le atlete della Seano One, la campionessa toscana e poi la sua compagna di squadra Vittoria Guazzini. E vedremo adesso se sarà volata o se queste ragazze perderanno l'accordo, infatti c'è da attendersi eventuali scatti nel finale, vedremo se sarà così. Per il momento l'accordo è buono, in testa ovviamente il fatto che, come ricordavamo, ci sono 4 atlete in rappresentanza di 2 formazioni,
gruppo, intanto, che da questa immagine non lascia spazio a speranze per queste ragazze, lottano per la settima posizione assoluta. E infatti sì, gruppo che va ad occupare interamente la sede stradale, quindi sembrano un po' aver accettato il verdetto della strada, ormai loro non possono sicuramente combattere per le posizioni che contano, quindi noi ci spostiamo sulla testa come giusto che sia per gustarci gli ultimi chilometri con Gloria Scarsi, che adesso si è messa in fondo a questo drappello, ha dato il suo contributo per gran parte della fuga, adesso la sua compagna di squadra Rosa a fare l'andatura, mentre la campionessa italiana insieme alla campionessa toscana, che si tengono particolarmente d'occhio adesso nelle posizioni dietro di questo sestetto al comando. Adesso a fare l'andatura vediamo Sofia Olivetti con il dorsale 19, noi tra non molto ci porteremo sul traguardo per seguire il finale, vediamo comunque vada ancora, c'è l'accordo, non ci sono stati allunghi, questo testimonia che le ragazze arriveranno probabilmente in volata. E qui c'è la sicurezza per Gloria Scarsi di potersi giocare la vittoria, o comunque saranno tra le sei atlete al comando il discorso per quanto riguarda il Gran Premio Città di Monza Mano Terme. Ultimo chilometro adesso, ultimi mille metri, e comincia un po' anche la fase di studio, si allargano le atlete sulla testa della corsa, cominciano un po' le fasi di studio. Eccoci qua in vista del traguardo con il folto pubblico pronto ad applaudire le ragazze, vediamo anche i fotografi con Foto Gastone che non manca mai di essere presente alle gare, ed è partita la volata, vediamo la maglia della campionessa d'Italia che sta rimontando il drappello al comando, Gloria Scarsi, la maglia tricolore che sfreccia a Monza Mano Terme, va ad aggiudicarsi il trofeo punto coppe, trofeo verde rosa in memoria di Manuela Carli. Per quanto riguarda la seconda posizione Vittoria Guazzini, terza Giorgia Mosconi, tra le ragazze invece delle varie categorie, nel primo anno la vittoria di Giorgia Mosconi davanti a Sofia Olivetti, Beatrice Rosa e Matilde Buriani, quinta è Lucrezia Francolino, tra le ragazze del secondo anno Gloria Scarsi, che ha vinto anche la classifica assoluta davanti a Vittoria Guazzini, Gemma Sernissi, Giada Capobianchi e Alice Calderini. Questo l'epilogo quindi del trofeo punto coppe, trofeo verde rosa. Noi andiamo ad ascoltare le interviste alle tre protagoniste di quest'oggi al podio della categoria assoluta, quindi linea alle interviste. Gloria Scarsi conclude la stagione 2014 con una vittoria, la sesta stagionale qui al Gran Premio Città di Monza Mano Terme, una corsa importante e un successo che chiude in bellezza questo anno. Sì, è stata una bella corsa, alla prima salita ho subito provato perché volevo fare una corsa dura e volevo vincerla questa qua perché è l'ultima gara e volevo fare la stessa vittoria. Sapevi in volata di essere la più forte tra le atlete in fuga? Sì, pensavo di essere la più forte e me la sono giocata fino all'ultimo perché non sapevo regolarmi, perché ho visto il rettilineo che era abbastanza lungo, però è andata bene. Senti, quest'oggi una grande organizzazione vi ha accolto qui a Monza Mano, davvero un plauso a coloro che hanno allestito una così bella manifestazione. Sì, è stata una manifestazione veramente bella, è veramente un percorso eccezionale, proprio adatto alle mie caratteristiche, è stato tutto bello. 2015? 2015 proviamo a fare ancora meglio. Vittoria Guazzini, un secondo posto alle spalle della campionessa d'Italia. Quest'oggi l'unica toscana sul podio, una grande soddisfazione, oggi la qualità al via era molta. Sì, sono molto soddisfatta, sapevo di essere in condizione, ho provato ad uscire agli ultimi metri ma non ce l'ho fatta, mi accontento del secondo posto. Un'azione a 6 nata nella fase centrale di corsa, l'accordo è sempre stato ottimale davanti. Sì, siamo sempre andate d'accordo, a parte un po' alla fine, negli ultimi chilometri, dove un po' tutti abbiamo smesso di tirare perché sapevamo che il vantaggio era consistente e ce l'abbiamo fatta. Giorgia Mosconi, un terzo posto sul filo dei centimetri con la seconda classificata, un terzo posto importante perché oggi davvero era una gara prestigiosa. Sì, è stata fin da subito una gara molto dura, ma a metà gara ci siamo trovate d'accordo e siamo partite in fuga in 6 e avevo la condizione per arrivare fino in fondo e in volata ho dato tutto per arrivare tra le prime.